Sai cosa fa su questo triciclo? Sono l'enigmista, sono un grande fan. Ma come si sta su questa biciclettina? Beh. Un po' scomoda? Un po' scomodina, sì. È difficile, diciamo. Sì, sì. Però si diverte? Sì, tantissimo, tantissimo. Mi piace far divertire i giovani. Buon carnevale di Pano! Che cosa rappresentano queste maschere? Le maschere rappresentano il coordinamento nazionale delle maschere italiane, quindi con gli scudi che sono nel logo abbiamo ideato di realizzare questi scudi colorati con chiaramente la bandiera italiana, portando le corone, perché sopra il logo della bandiera italiana c'è la corona. Abbiamo coinvolto i ragazzi delle scuole ed è stata una diciamo bellissima esperienza. Avete anche una piccola mascotte? Veramente, l'Italia del futuro l'abbiamo portato con noi. Mattia è bravissimo. Viva i giovani, avanti tutta! Tu da che cosa sei mascherata? Pagliaccio! Come mai questa idea? Ti piaceva? Sì. Sei di Pano? Mia mamma è di Pano. E tu di dove sei? Pesaro. Che carro vi piace di più? Quello col sole, quello che è. E a te? Sì, anche a me, quello che ha la lingua, arcobaleno. Lei è venuta appositamente per i dolciumi, da dove viene? La Meta di Sorrento. Le piace il nostro carnevale? Bellissimo, bellissimo. È la prima volta che viene? Sì, a Fano sì. Lei? Noi veniamo da Sanremo. Da Sanremo? Sì, voi siete lì a far pubblicità e noi siamo qua a far pubblicità di Sanremo. Siamo tutti qua tutti gli anni perché ci piace tantissimo essere qui al carnevale di Fano, ma comunque ci piace tanto anche tirare i dolciumi, specialmente a tutti quei ragazzi, quei bambini che sono qua. È anche un divertimento per voi che siete qua? Indubbiamente, è un grandissimo divertimento, infatti ci ritroviamo con tutta la famiglia tutti gli anni qua a stare tutti insieme in compagnia, e anche i nostri amici, grande Gino Bartolucci e grande Etienne Lucarelli. Direttamente da Macerata oggi, vestiti da? Siamo il gruppo di unicorni. Come mai questa idea di unicorni? Beh, è nata così per caso, e quindi oggi è carnevale, ogni scherzo vale. Vi state divertendo? Assolutamente sì. Prima volta che partecipate? Esatto. Come vi sembra il nostro carnevale? Bellissimo, meraviglioso, complimenti. Parteciperete anche il prossimo anno sicuramente? Assolutamente sì. Voi da dove venite? Da Gubbio. Di cosa sono vestite le vostre bambine? Le mie bimbe, una da Cleopatra e l'altra da Sirenetta. Come ti chiami? Sofia. E tu? Lucia. Che cosa vi piace di più del carnevale? A me mi piacciono i carri come li fanno. E a te? I carri come li fanno. Come è sembrato questo carnevale? Bellissimo, una sorpresa. Non immaginavamo che fosse così. Si è trattenuta solo oggi o anche ieri è arrivata? No, siamo venute stamattina. Beh, noi siamo vicini. Ha partecipato anche al carnevale dei bambini, quindi? Sì, però abbiamo fatto anche una visita per la città. Come le è sembrata? Visita, bella, una bella cittadina. Grande, io non pensavo fosse così grande. E noi siamo di Fano, io abito in centro storico. Sono venuto anche quest'anno al carnevale, per me è una tradizione. Tutti gli anni, abitando qua di fianco, è importantissimo, ci tengo anche. Personalmente però la ritengo ormai diventata quasi una degenerazione della tradizione. Arrivare a pagare una cifra come quella di 13 euro, che comunque è una cifra alta, quando sei all'interno dopo non si passa più a prendere magari da mangiare o a fermarsi con qualcosa, perché già è sostanzioso il prezzo di entrata, quindi non si riesce ad avere anche un qualcos'altro da aggiungere, anche lo dico per quelli che lavorano all'interno del carnevale. Ragazzi, da cosa siete vestiti voi? Da tigrotti. Come mai questa scelta? Abbiamo il vestito uguale, ci andiamo a dormire, quindi ci piace anche mostrarlo agli altri. Giusto. Ascolta, ma avete preso le caramelle oggi? Io ho voglia. Vi state divertendo? Sì, molto. Cosa vi è piaciuto di più del carnevale? Una sfilata iniziale, comunque si vede che c'è tanto impegno dietro, fa scena. E a te cosa è piaciuto di più? Sempre tutti i carri e le sfilate. Cioè, comunque... Il suocero gli è piaciuto di più.